Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Vieni un po' più qua. Sto facendo una chiamata importante. Sì. Le magnifiche esperte. Sì. Yugi e tutti i duellanti. Perché vai troia. Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi, teoricamente, dovevamo registrare delle decklist. L'idea era quella. Poi mi sono detto, cazzo, non c'ho spazio per mettere altra roba. Perché allora non liberiamo la camera aprendo due cose che effettivamente occupano tanto spazio. Mettiamola così. Sì. È tutto cartone, perché so, sì, due bustine a box, quindi tutta merda. Il fatto è che questi prodotti noi li abbiamo pagati 120 euro. E l'obiettivo, ovviamente, è capire, come sempre, se conviene sbustare questo prodotto nel 2023. Anche perché post banlist, lui era Sky, vero? Il tizio qua, il pacchettino. Io senza supporto Sky. Sì, ma fa schifo. Vabbè, ci sono supporti Sky. Sky adesso è più forte, forse. Dai, via. Ovviamente, ragazzi, però, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Junkstore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotto coreano. Trovate il link del loro store e c'è sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force Wheel e Digimon, trovate il link del mio Instagram qua sotto in descrizione. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, io andrei con l'unboxing. Partiamo? Sì. Speriamo di trovare 3 TTT. Poi? Perché con, e due, altro, con e solo altro. 3 TTT andiamo in meno. Ci sarà anche altro, dai. Io appunto alla Faraonica, non c'è. Ti dico, però c'è Regno Toon, Faraonica. Dopo me la compri te quella. Sì, sa. Apriamo, inquiniamo l'ambiente perché effettivamente questa è plastica. Prima valeva 120 euro, adesso ce ne vale 60. Ottimo, sai cosa? Forse dovresti tirare molti più su perché, cioè, occupa tutto. Mica li teniamo tutti lì subito. Vogliamo dividere 3 e 3 oppure un box e un box? Cioè, nel senso, no, facciamo 3 e 3, un mix. Ok. Facciamo come mangaka, cerchiamo le magnifiche esperte. Cerchiamo le magnifiche esperte, esatto. Famo un pacchetto a testa, sennò rischiamo di non finire più. Va bene, accetto. Adesso primo pack la faraonica. Finito, chiudiamo. Il resto si vende tutto, eh. Bustine, a stecca. Oh, visto. Non ne avevo venduto abbastanza. Almeno sono quelle da engage. Quindi se vi interessano, ho fatto il refill di queste. Allora, quattro bustine. Certo. Questa 50 centesimi. No, sta 2 euro. Davvero? Oh, 9 euro. Partiamo già benissimo. Già, teniamo ottimo, il conto, ottimo. Perché abbiamo già recuperato 9 euro. 9 euro. Senza contare tutta la palta che si può vendere a 1 euro, 2 euro. Sì, sì, certo. La gente piena così che mi vuole da 2 euro per questo. Anche villaggio. Sta qualcosa. No, però è una carta onesta. È onesta, sì. Sì. Per adesso siamo 10 a 0. Ma guarda che altro sbusto qua. Easy, eh. TTT. Così. Ma è a fuoco. Va bene. Anche prima. Prigione, carina. 2,50, quanto è sta? Credo molto meno. Ah, ok. Le streghe artigiane. Ecco, questi sono i pack veri di mamma. Eccoci. Allora, attualmente il box costa 25 euro e siamo a 10. È vero, infatti, esatto, il box vale 25. Una sera. Ok. Che ovviamente non sta niente, eh. Eccoci, le TTT. Talento. E siamo già 30. Questo box, cioè questo boxettino, in realtà ha fatto il suo. Recuperato. Il resto non c'è assolutamente niente. Vabbè, cannone squalo e basta. Niente. Prima volta che non mi faccio meno, cazzo, incredibile. Mamma mia, ma poi incredibile, hai sbustato. Sbustato bene. Allora, mi dispiace per quello che non l'ha aperto, perché poteva farsi un bel plus qua. Lega artigiana, perché l'hanno ristampato. 0 centesimi. E come risolve una gonzella, visto tanto te lo giochi. Va bene. Comunque, okay. È andato bene questo pack. Per adesso siamo già a 30 euro. Ne dobbiamo recuperare solo altri 240. 210 euro. 210 euro. È lunga la strada. Trovi la faraonica e via. Recuperati. Sì, sì. La maga nera faraonica sarebbe top. C'è la maga nera? Porca. Un altro pack d'engage. Vabbè. Dai, guarda qua cosa ti tiro fuori. Un'altra TTT. No, questo non me lo sento buono. Mudora. Del boxettino. 50 centesimi. Destino esplosivo. Zero. Un euro sopravvive. Sopravvive. Mi ti ho detto che volevo fare Iro. No, niente. Ma quello non aspetta. Questo non è quello che vale. Ah, no, è l'altro. Taglia. Noi cerchiamo un Moye. Moye. Vabbè, sono sbagliato. Perché non fanno i pacchetti come in OCG? Porca miseria. Sì, basta. Solo te sei spazi che non riesci a aprirle. Quanto vale perché questo? 2 centesimi. Però si può giocare in Go, quindi prende valore. A fuoco. Zeke. Link Sky. Aiata. Link Sky. Mazzo di merda. Un altro mazzo di merda. Cazzo, siamo messi male perché avevamo sbustato due pacchetti. Questo 0 0 carbonella. Oh. Kixiao. Niente. Ah, perché qui li stampano tutto Small World. Sì. Sì, Small, tutto, vabbè. Kaiser. Porca troia, che merda questo. È qui dentro. Qui dentro c'è Moglielmen contro ad armi pari, che vale 4 euro, quindi non te ci rifai niente, però. Zero. Zero. Questo non vale qualcosa? No. Questo non vale qualcosa? Perfetto. Abbiamo perso. Perfetto. Cioè, io potevo aprire sta roba, capito? Sì. Spendendo 25 euro. Invece Faraonica TT e Evelly, quando stava a 8. Che miseria. Che poi già ce l'avevo. Dai, sleeve è un investimento sicuro, diciamo. Sì, sì, sono brutte come la fame, però ok. Dopo 3 mescolate le butti via. È perché ti servono le over.
Come i veri over. Oh. Sì. Abbiamo risucchiabilità. Stava a 35 euro. Cavaliere dell'incubo, okay. Cerbero. Cagari. Diciamo che tipo una cosa come 6 mesi fa poteva essere un ottimo pacco. Sì, 6 mesi fa. Sì. Qui incredibile. Oh, ho già spoilerato engage, l'ultimo. Era engage. Mm-hmm. Allora, scambio qualcosa. Un altro risucchiabilità. Che non è male. Fusione istantanea che ormai sta 0-0, mi sa. Aiate. No, Shizuku, scusa. Engage. Pacco buono, ma di roba che comunque... Sì, poteva andare meglio. Sera. Carina. Poi abbiamo Aileron. Quello non si gioca, vero? No, assolutamente. Fa schifo, immagino. Conflitto e... Niente, niente. Siamo a 3 pacche, sono già 75 euro. Facile, facile, facile. Roba pendolo, che non metta a fuoco perché giustamente... Dici pendolo fa schifo a tutti. Oh, devi perdere un braccio, sì. Ma io ce la faccio, che non trovo l'angolazione. Padanima, una roba di me. Un'altra roba, cos'è, Mayakashi? No. Sì. Mamma mia, che monnezza sto pack. L'ho già aperto. Altro pack con i Mayakashi. Ma è possibile? Perde dei soldi, sì, palesemente. Vai, 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 ci siamo. Dai. Roba Sky, Fenice, conversione dragonzella e fusione istantanea. Valore? Zero. Facile, guarda, guarda, guarda cosa ti trovo. Io aumenterei un attimo il culo perché, nel senso, attualmente sta andando un disastro. Guarda cosa ti trovo, questa è fortissima, giocabilissima in ogni mazzo. No, il Mayakashi è la carta più forte del mazzo. Non ho nemmeno parlato, proprio un pack di merda. Oh, altri 35 euro 6 mesi fa? Sì, allora quanto costa? Un euro. Alla fortuna che si è rivalutato tutto il resto. Mamma villaggio. Mia. Mamma mia. Oh, mamma grazie. Mia. Mamma mia. Io spero nella faraonica veramente. Il primo link BLS 2,50 euro. Ma anche 3, eh. Ma considerando cosa stiamo sbustando, se farà minimo 10 euro. Merda. Oh, questa era proprio la carta che ci voleva mangiare. Maledizione del vampiro. Che schifo. Infatti ci potevamo sistemare tipo con una busta di Te ne chiedi troppe. C'hai ragione. Posso tagliare maledizione del vampiro? Fammi tagliare. Se valutando le carte non ci stanno almeno 60 euro sopra di valore. Sì, non... ma questa quanto la vendi? 2 centesimi. 10 la vendi a te. Però comunque 10 centesimi è niente. Oh, un altro. Un altro Sky, un altro engage. Almeno. Oh, a livello di buste sono le più belline. Mudora. Quanto sta? Niente. Niente. Sì, sì. Yatagarasu. Sezione strega artigiana. Perché imprigiona luce. Perfetto. Perfetto. Siamo già quasi un case. Cambiare idea. Che idea del cazzo sto video. Forse dovevamo cambiare idea. Vabbè. Che non la mette a fuoco. All'animo. Serio? Ti prego. Dai. Una carta buona questo. Nozzi. Nozzi. Abbiamo buttato soldi. Allora, considera che c'hai 3, 6, 9, 12, 15. Spolverino. Quanto costa spolverino? Un euro. Keldo, altra carta che costava. Conflitto spadanima. Troia, porca troia. Ci eravamo fomentati con il primo... Sì, abbiamo detto, cazzo, questo non giro... Non l'ho aperto, se crediamo. Sei spastico te, scusa. Ecco, me l'hai rovinato. Ora non è più fortunato questo pacchetto. Guarda. Oh. Come minimo c'è anche... 3 euro. Ancora neanche un euro. Niente, Ellie, niente. Mayakashi. Perfetto, io queste prendo e strappo. Forse non tutte, almeno un paio se ne possono salvare. Considera che comunque questi 6 rimasti sono quelli che avevo scelto io. Ah, ok, quindi come quindi minimo. Quindi poi vediamo. Oh, cagari almeno. Questo apro io. Via. Toccava a me. Non importa, troppo tardi, ho fatto. Dai. Vedi? Lo sapevo, me lo sentivo buono. TTT. Facile. Cioè ce n'è o i pacchetti zero veramente brutti o roba incredibile. Zero. Guarda, faccio vedere. E siamo già a 50. Comunque forse tipo la metà riusciamo a farceli. Allora, carta Mayakashi, taglia. Oh, neanche un moglie ancora. Allora, faccio un attimo lo youtuber. Guarda, professionale. Faccio vedere io. Yata. Keldo. Niente. Perché imprigiona ombra. Ducky e Ankov, ancora vedo. Ti tiro fuori un altro talento, vabbè. Dai, sì. To, suca, moglie. Via. Uno. Niente. Tanto, chiude una carta buona pack. Non c'è. Niente. Ah, questo perché l'hanno rarizzato. Allora, siamo a 60. Guarda un po'. L'ho scelto io di pacchetti. Comparsa. Yard. Contro gol. Niente. Molto bene. Un cazzo. Multirot. Va bene. Niente. Almeno metti la fuoco. Ah, vabbè, si vede. Lo capiscono che è merda sfocata. Niente. Vabbè, abbiamo capito che anche qua perderemo dei soldi. È ancora tutto da vedere. Oh, però due TTT oh. E un moglie. Oh, Link Sky. Il BLS. BLS. Il Mister. Carta Mayakashi. Qui c'è la faraonica. Ora sarebbe il top. L'unica roba che salva effettivamente questo opening. Oh, oh, la prima rose potente. Oh. Quanto è stato da lì? Boh, forse 3 euro. Attenzione. Pattumiera. Va bene. Vabbè, la riconoscete tutti, che rai. È quella. Non si dice. Oh. Guarda, niente. C'è niente. Basta, niente. Dammi le forbici, questo lo apro io. Tirami fuori almeno playset di TTT dallo stesso pack. Il God Pack, dove trovo. E questo. Oddio, un God Pack. Tutte ultra. Oh, una. Altro cagari. Scegli il pack visto che è andato bene. Quindi visto che volete montare Sky dopo questa banlist, lo contattate. Ce l'avete. Due engage. E cagari. No, ci abbiamo 3-3. 3-3 addirittura. Potete proprio. Dai su. Vai.
Apro io. Tanto da come ho capito TTT è la prima. Il caso. Anche prima l'hai tirata su, sì, di prima. Un altro BLS, un altro incubo, Shizuku. Niente. Attenzione, questo lo faccio al contrario invece. Contro Gozen. Maledizione, mio fratello mangaka approverebbe. Maledizione, me l'ha pure messa a fuoco. Rakove, merda. Apollusa. Apollusa, dai. La carta buona è la prima. Apollusa, Apollusa. 8 okay. euro. Allora, la carta buona è la prima, mettiamola in fondo. Bravo. Keldo. Poi, bottiglia di rifletti metalli. Stavo per accartocciare un pacchetto con le carte. Ma tu provaci. Comparsa spadagna. A posto. Ti rendi conto che abbiamo trovato una Apollusa? Questo è il secondo case. In un case non è garantita una Apollusa. Però dai, due TTT. Sì, dobbiamo trovarla anche qua, due TTT per andarci. Cioè, non dico a paro. La prima metto dietro perché è la più buona. Sincro spadanima. Cinciac, Cinciao. Segna di merda. Ayakashi. Magari la prima. Ormai vede. Il Shizu è solo una perdita dei soldi. Senza chi l'ha comprati in preordine il Shizu? Sì, il nostro amico Filippo D'Urso le ha prese in tedesco. L'ha presa in tedesco? Pagato tipo 200, magia. Potrebbe essere linkage. No, secondo me è... era una merda. Allora, cacciatore del caos. Entità maggiore in test. Maledizione del vampiro. E Cyber Reavest. Però Cyber Reavest System era una carta che c'era bisogno di. Era una ristampa. Era una carta. Era un resuscita mostro archetipo che costava tipo 4 euro. Ti rendi conto che noi non è con Reavest System che rientreremo dei nostri soldi? Ah no, certo. Ok, dai, un paio di euro. Sì, nel 2020. Adesso non costa un po'? No. Mezuki e Striker. Dai, cos'è l'ultima? Mostro, Terra e Nishizu. Ma hai imparato proprio a riconoscere le leader attributo. Ah vabbè, certo. Ma è possibile che se non becchi la prima buona il resto è tutta merda? Dai, un euro. Prossimamente sul canale. Prossimamente sul canale. Lista abbandono per chi è arrivato a questo punto del video. Bene. Bene. Io voglio morire. Vuoi morire? Cosa? Non ho fatto il trick della prima. Vabbè, era una merda. Di merda. Porca tro... Ce ne è rimasti tre, sì. Ce ne è rimasti tre. Ce ne è rimasti tre. Non molla. C'abbiamo, non c'abbiamo un Evelyn. Vabbè, Evelyn so 4 euro. Tutto sommato. Sì, ma abbiamo due TT, è quello il problema. L'unica carta che può salvare l'opening è un altro paio di TT, eh. Facciamo un breve recap delle cose buone che abbiamo mentre tu sbusti. Apollusa. Moie. O moie, come lo volete chiamare. Due talenti e un, come si chiama, collegamento. Molto, molto bene. Tu potresti strappare. Passami un pacchettino. Eccolo. Ragazzi, spoiler. Non comprate mamma nel 2023. No, no, no. Attenzione, prendo la prima e lascio qui. E mettimela a fuoco, zio, poi. Oh, spadanima, Mezuki. Segna mostro, Kagari. Aspetta, non la gira. Apriamole tutti e tre, vediamo se... Un altro pacchetto, no? Sì, sì. Dove? Sì, però pure te... Vediamo se a parte la prima ci può essere qualcos'altro di decente. Perché la prima? Ah, ok. No, sì. Infatti è proprio costellato che se non è la prima buona, le altre non è che salvano la situazione. Va bene. Vai, gira la prima. Vai, è l'onore di trovare qualcosa di decente. Polverino. Me. Dai. Però la seconda linkage ce l'abbiamo. La seconda linkage 2, 4, 6, 60 euro 280. Siamo a un terzo del valore. Ce ne è rimasti due, sì. Allora si può ancora fare. Nulla è perduto. 240 massimo, ancora meno. Quanto siamo adesso di soldi? 60, 70. Vabbè dai, senza contare buste. 3 euro l'una, 36 euro più 60 o 70. 65 famo, dai. Quindi sei a una novantina. Quasi 100. Allora, sì sì, un botto. Allora, abbiamo carta più forte del formato. Poi abbiamo valutazione spadanima contro Gozen. E niente. Io sta cappella da aprire, prodotto sigillato a caso. È due volte che me inculano. Stessa cosa, cioè, è successa la stessa cosa con Kree. Purtroppo l'ho vista la prima, quindi la girerò lo stesso così. Polverino. Cosa avevi aperto con Kree? Avevo aperto il box dove si trovava Drago Azuira Ghost. Non è uscito niente. Soprattutto non è uscito il Drago Azuira. Todali. Guarda che dietro di questa è una trappola. Oh. Ah, non è scontrato, mi pare. E niente. Questa la sbusto per i miei fan da casa che aspettano le mie liste pazzerelle. Questa è per voi. La prima è per voi. Vedi, il pacchetto era per voi. Scontrarmi mi pari. Va bene. Dai. Scontrarmi pari buono. Scontrarmi pari vale una sleeve. 4 euro. Gira. Per l'onore di girare tutte e tre. Scusate, miei fans. Una merda. E un'altra merda. Ultimo. Ma non meno importante. Sì, siamo messi malissimo. Da, allora, tutto sommato, c'è roba vendibile in ste carte. La roba Sky, queste. Ok. Le buste. Quante carte so per pacco?
so, boh. Ah, me lo sei spoilerato. Vabbè, te sei spoilerato una carta. 5 carte. A mischio addirittura? Sì. Per smintare giusto un po' di più la possibilità. Magari c'era la faraonica. Guarda, non ci credo oramai. È impossibile. Uno, non ci credi? Allora, io sì. Cavaliere dell'incubo fenice. Sì. Cambio della disperazione. Mezzuki. Entità. Entità non vale tipo 2 euro. No. No, no. A testa. Vedo una magia. Non ci credo mai che ti guarda. Non c'è niente, non c'è niente. Ragazzi, il video finisce qui. Vi lasciamo sotto il PayPal di Federico perché deve tornare su. No, che prodotto vergognoso. No, ragazzi. Mi anda a piangere. Assolutamente non aprite. Cioè, noi abbiamo aperto quello buono con queste. Dobbiamo fermarci. Basta. No, 4. Eccole. No, queste nel primo. Non le vedono. Non importa. TTT. No, ragazzi, no. Assolutamente. Consiglio spassionato, non comprate Mama. Non giocate a Yu-Gi-Oh! Non è divertente. Sono una perdita dei soldi, ragazzi. E vabbè, io ragazzi vi lascio, vado a piangere in un angolo. E niente, penso che lo faremo. Il video finisce qui. E noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.